Ingiustamente, da lei non viene contestata il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sì, ma questo è stato lo hanno è paradossale quello che sta dicendo, perché la prima volta io le misure cautelari ce l'ho per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per l'affidamento della raccolta dei rifiuti. Il favoreggiamento questa volta lo hanno tolto per, secondo me, questa è una mia personale, diciamo, come devo dire, percezione, viene escluso il favoreggiamento perché così non sembra un accanimento politico verso comunque un'idea di accoglienza, quindi dove c'è uno sfondo etico. Ma quindi allora lei pensa che ci sia un accanimento politico nei suoi confronti? Penso che quando mi soffermo molto per riflettere, penso che non nella mia persona, ma nell'idea che rappresento. Nell'idea che rappresenta lei dell'accoglienza dei migranti? Sì, non solo. L'IACE è stato un laboratorio, diciamo, sperimentale di quale potrebbe essere il ruolo degli enti locali, così in contesti limite, dove ci sono forme forti di rassegnazione sociale, di una consapevolezza che viviamo agonie sociali. E allora l'accoglienza io l'ho considerata anche una grande opportunità per fare rinascere i luoghi. E questo è avvenuto. E questo è avvenuto. La fermo un attimo, Mimmo Lucano, la fermo un attimo perché interpello Gianrico.